Ciao a tutti, per la ricetta di oggi vi propongo anelli di cipolla impanati e fritti. Una ricetta davvero semplice e deliziosa, adatta come contorno o come spuntino. Per farli ci servirà una cipolla da tagliare quindi a fette. Una volta che abbiamo tagliato le fette, dobbiamo estrarre in maniera molto delicata gli anelli interni. Fatto questo, possiamo preparare la panatura. E la faremo con farina, un uovo sbattuto e infine ci serviranno anche degli aromi e del pan grattato. In questo caso io ho scelto pepe bianco e paprika forte, ma potete utilizzare quello che più vi piace. Iniziamo quindi ad impanare gli anelli, prima passandoli nella farina. Poi nell'uovo, in questo caso possiamo utilizzare anche la forchetta che ci sarà d'aiuto per evitare di sporcarci troppo le mani e far sì che la panatura aderisca meglio. E infine anche nel pan grattato, aiutandoci anche con la forchetta oppure con le mani per far sì che il pan grattato arrivi anche all'interno. Completiamo quindi l'operazione di panatura con tutti gli anelli e poi andremo a friggere. Facciamo riscaldare l'olio e poi mettiamo gli anelli di cipolla uno per uno e pochi per volta, così che la cottura possa avvenire in maniera uniforme. Per girarli possiamo aiutarci con una pinza, in modo da anche non bruciarci. Ecco qui infatti che utilizzo la pinza per prendere gli anelli di cipolla, girarli e posizionarli infine sulla carta paglia per asciugare. Una volta che sono cotti, possiamo mettere un pizzichino di sale, così che la panatura resti croccante. Bene, adesso che gli anelli di cipolla sono pronti, possiamo procedere all'assaggio. Prendo uno. Buonissimo, molto croccante e cipolloso. Sono un po' lunghi da preparare, ma il risultato è davvero ottimo. Penso che non comprerò più anelli di cipolla congelati. Sono davvero un'ottima scoperta. Io adesso vi saluto e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!